Per evitare che qualcuno prenda troppo sul serio la vittoria del torneo, ai mondiali antirazzisti le semifinali e la finale non sono giocate in modo classico, ma decise ai rigori. Alcuni numeri di questi mondiali: 3.000 i campettatori, 5.000 le presenze, sfiorando quota 7.000. Si sono bevuti 16.000 litri di birra, 15.000 litri di acqua e 8.000 lattine di bibite. Si sono consumati 400 kg di pasta, 600 kg di pane, 1.500 piadine e 1,5 tonnellate di cocomeri. E nonostante questi grandi numeri, non abbiamo calpestato né cacche di cane né cocci di bottiglia. Un commento a caldo, com'è andata? Benissimo, io ho spinto per cambiare posto, ho spinto per cercare un po' delle idee nuove in un nuovo luogo e un'atmosfera ancora migliore. Secondo me ci siamo riusciti, ho lavorato tanto perché volevo crederci, perché penso che ci fosse tanto lavoro da fare, ma per fare in modo che tutti fossero contenti e entusiasti dei nuovi mondiali qua a Casalecchio. Io spero di rivedervi il prossimo anno, dopo tanto impegno e tanta militanza antirazzista, spero di vedervi il prossimo anno di nuovo qua. Ciao a tutti. Chiediamo un commento a caldo su com'è andata questa esperienza dei mondiali. Ma come ci aspettavamo, bene, noi eravamo convinti anche perché conoscevamo i mondiali da tempo e mi sembra sia andato tutto bene, che l'area, che era la nostra preoccupazione, effettivamente riesce ad accogliere molto bene gli ospiti dei mondiali, per cui insomma ci pare che l'anno prossimo ci siano le condizioni per continuare questa esperienza, speriamo ingrandendola anche, insomma, vediamo. È un primo anticipo del mondo che vorremmo, se vuoi, provarci, tentare, non prendere paura, non diventare depressivi, ma fare festa insieme, essere contenti che ci sono così tante persone diverse, e con un po' di fatica si riesce benissimo a stare insieme. Après la tutelle et la colonie, voici l'indépendance, fini le mandat et sa félonie. L'Afrique est libre en théorie, l'événement est solennel. 1960, l'Afrique se donne à la politique de démocratie en laissant ses vies parrainées par l'Occident et son illusion. 1960, apartheid ou la révolte des Mao Mao, le sacrifice de nos martyrs a payé durant longtemps dans le maquis pour voir nos pères à la tête du pays. 1960, NS Wanje, Félix Moumier, Sékou Touré ou Kwame Nkrumah, l'Afrique a vu saigner ses filles.